Ciao a tutti da Domenico, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Il segmento crossover sta prendendo sempre più piede e in fondo si stanno rivelando delle moto dall'ottimo compromesso per quanto riguarda il comfort e la sportività. Devo dire che sul canale ne ho provate diverse, magari vi lascio la qui in alto a destra, ma mancava all'appello un modello. Eccolo qui, oggi abbiamo la BMW F900 XR, moto che ricorda un po' la sorella maggiore S1000 XR, ma dalle caratteristiche altrettanto interessanti che tra poco scopriremo insieme. Ci tenevo a ringraziare, prima di addentrarci nel test, la concessionaria BMW di Avellino, casa della moto. Grazie mille per avermela messa a disposizione. Come dicevo, BMW F900 XR, motore bicilindrico, linee aggressive. Sarà altrettanto sportiva e comoda, appunto, da essere definita una vera e propria crossover. Ora saliamo in sella e lo scopriamo. Prima di addentrarci nel video, ragazzi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, perché tantissimi voi visualizzano ma ancora non sono iscritti, quindi ragazzi mi raccomando, vi aspetto, l'iscrizione è gratuita, così mi aiutate a portare contenuti sempre più di qualità e soprattutto interessanti, proprio come questo. Allacciamo il casco, mettiamoci in sella e vediamo questa F900 XR. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Come frulla questo bicilindrico. Ed eccoci saliti a bordo su questa F900 XR. Ci stiamo apprestando a fare la nostra solita strada di curve. Dopo faremo un piccolo tratto cittadino proprio per vedere come si comporta in queste due condizioni, ossia quelle, se vogliamo, più usate, dove secondo me, come vi ho detto nell'intro di questo video, questa moto può dare delle soddisfazioni davvero niente male. Spero che l'asfalto sia asciutto perché questa notte ha piovuto, insomma il tempo non vuole darci tregua. Bando alle ciance, iniziamo a parlare subito del motore. Come ho detto, questa F900 XR ha una cilindrata 900, per l'esattezza 850 cc per 105 cavalli, motore rigorosamente bicilindrico. Lo sento in basso, leggermente pigro, ma veramente una questione di pochi giri, perché dopo i 4000 giri comincia ad entrare in coppia ed è davvero niente male. Tra poco ve lo faccio vedere. Abbiamo un peso di circa 219 kg, dove io non li sento assolutamente questi 219 kg. Devo dire che BMW fa dei lavori egregi per quanto riguarda la distribuzione del peso. Difatti non mi sembra di guidare una moto di 200 e passa kg, è terribilmente agile. Prima ho fatto un piccolissimo tratto cittadino giusto per fare benzina e la moto devo dire che sguscia in maniera imbarazzante. Modello che stiamo provando attualmente è praticamente una full optional. Abbiamo quasi tutti i pacchetti disponibili sul catalogo BMW ad eccezione del cruise control. Successivamente arriveremo a parlare dei pacchetti e i pacchetti, quelli che interessano a noi, come cambio elettronico e quant'altro, ci sono. Ritornando a parlare della questione motore, come vi ho detto, in basso la moto è un po' pigra per essere un bicilindrico, però è tutta una questione di abitudine. Basta tenere quella marcia mancante e la moto è subito pronta. Infatti dai 5000 giri in su dà il meglio di sé e sfodera tutti i suoi 105 cavalli. Qui l'asfalto non è tanto per la quale. Dai 5000 giri in su sale in modo molto molto progressivo e devo dire che c'ha un discreto allungo. Infatti noi adesso stiamo percorrendo questa strada di curve. Basta tenerla un poco allegra a livello di giri motore e la moto è subito pronta
posso dire che mi ha colpito subito questa linearità di potenza davvero imbarazzante, niente male, e con un discreto allungo per 105 cavalli è una cosa alquanto interessante. Qui intanto c'è la terra e devo dire che pennella le curve davvero niente male. L'avantreno mi dà un'ottima sicurezza, tantissima sicurezza, entra veramente precisa per poi uscire bella, prende giri che è un piacere. Impostiamo la curva, bello, complice anche questo manubrio che, se vogliamo, è un misto tra una naked e una moto da enduro. Mi fa stare con le spalle abbastanza larghe, dove così i miei polsi non vengono affaticati per niente, e questo già la dice lunga per la questione dei lunghi viaggi, dove in teoria potresti macinare chilometri e chilometri e non stancarti. E qui volevo iniziare a parlarvi del comfort alla guida. Non appena mi sono seduto in sella a questa F900XR ho notato subito una sella non troppo imbottita, tendente al rigido, però di dimensioni generose. Infatti ci sto perfettamente all'interno, e devo dire neanche troppo scomoda per essere una sella poco imbottita, il tutto condito da questo spettacolare serbatoio molto sagomato. Infatti non appena ci sono salito le mie ginocchia si incastrano perfettamente al serbatoio, posizione delle pedane diritte, e questo permette di non affaticarti nei lunghi viaggi. Davvero un'ottima soluzione questa di BMW, e mi dà il pieno controllo della moto. Infatti, stando incastrato perfettamente all'interno e tenendo le spalle larghe, mi dà tantissima confidenza all'anteriore. Ed inoltre, se ci mettiamo, per quanto riguarda il reparto ciclistico, queste sospensioni, specialmente al posteriore, perché all'anteriore abbiamo una forcella che non è regolabile, quindi è standard, ma al posteriore abbiamo il Dynamic ESA, che appunto a seconda delle modalità di guida, e successivamente ci arriveremo, si regola appunto in base alle modalità di guida scelte. E questa è una soluzione davvero interessante su questa moto, la potrei definire indispensabile, perché se non mettiamo questo optional, ossia il Dynamic ESA, abbiamo un semplice mono al posteriore regolabile solo nel precarico. Io onestamente adesso, come ho detto, questa moto monta questo optional e noto un posteriore molto preciso, quindi se ci aggiungiamo un anteriore molto genuino che mi dà tanta sicurezza con l'ammortizzatore posteriore grazie a questa tecnologia Dynamic ESA che si regola in base alle modalità di guida, è un'accoppiata vincente. Abbiamo all'anteriore una bellissima pinza Brembo ad attacco radiale, doppio disco da 320 mm che mi permette di fare delle gran frenate, frenata mai mordente, molto modulabile, che su questa moto deve essere modulabile, mai mordente, secondo me, parere personale. Vorrei provarla un po' di più, ma come potete vedere abbiamo l'asfalto terribilmente umido. Ora ci facciamo un tratto di paesino e vediamo anche come si comporta questa moto. Ecco, ora stiamo facendo il pavé e io non sobbalzo minimamente, copre le buche molto molto bene, e ricordo che ora siamo in mappa road, che sarebbe, diciamo, quella normale. Pensiamo, impostiamo, bella, sinistra, destra, facendo attenzione per terra. E devo dire che nei cambi di direzione, nonostante non stiamo facendo queste grandi velocità, è molto reattiva. Ha fatto veramente un gran lavoro BMW, ha reso questa moto di una facilità imbarazzante e soprattutto molto intuitiva, quindi se vogliamo un po' alla portata di tutti, non mette mai in difficoltà. Ecco, forse magari per quanto riguarda i tratti autostradali, i viaggi, ecco, magari per questo tipo di moto non siamo troppo riparati dall'aria, anche perché questa moto che stiamo provando ha il cupolino regolabile in altezza, ma è molto piccolo, quindi ripara solo la zona petto e le spalle sono scoperte, ma poco cambia, perché in realtà il cupolino si può cambiare, appunto, scusate il gioco di parole,
per ovviare a questa, diciamo, problematica, se vogliamo. Ritornando alla questione guida in città, ora stiamo facendo questo tratto di paesino. Io sto perfettamente comodo in sella a questa moto, non mi sto affaticando assolutamente. E soprattutto, cosa da non sottovalutare, nonostante questa moto è uno degli ultimi modelli, quindi già in linea per quanto riguarda le normative anti-inquinamento, non scalda assolutamente. Quindi per fare dei servizi cittadini o per camminare in città lo si fa tranquillamente, e soprattutto anche a livello di sensibilità del gas, ora siamo in seconda marcia, sotto coppia, la moto non strattona assolutamente, guardate, molto molto lineare. Metto la terza marcia e via. Ok, ora che ci siamo fermati un attimo per fare le foto di rito, l'abbiamo provata fino ad ora in road, ora la mettiamo in Dynamic Pro, ossia la mappa più sportiva, quindi in teoria dovrebbe cambiare la risposta del gas. Sospensioni, grazie a questo Dynamic ESA, regolabile come ho detto in precedenza a seconda delle modalità di guida scelte, e vediamo ora cosa succede. Così vi racconto anche un po' la tecnologia, che è infinita, di questa moto. Sì, decisamente sento il comando del gas molto più pronto e prende molto più facilmente giri. Passiamo subito a parlare della tecnologia. Abbiamo ormai il solito TFT interamente digitale da 6,5 BMW, che ricorda un po' tutte le ultime moto, appunto, BMW. Abbiamo il pieno controllo di tutto, con tutte le informazioni, ed è di facile lettura. Tecnologia infinita, dove grazie a questo TFT possiamo anche interfacciarlo con il telefono, optional, tramite l'app Connect, dove possiamo ricevere telefonate e quant'altro. Ma non è questo il fulcro, secondo me, di questa moto, ma sono altre. Come vi ho detto in precedenza, dato che ci sono diversi optional, l'optional fondamentale per quanto mi riguarda per avere questa moto è il pacchetto Pro, che ti dà le mappe Dynamic e Dynamic Pro. Quindi, oltre le tre mappe base che ha questa moto, se non inseriamo appunto il Optional Pro, avremo soltanto le tre modalità di guida base, che sono la Road, la Rain e la Dynamic, se non mi sbaglio. Grazie al pacchetto Pro abbiamo appunto un ABS un po' più evoluto, controllo di trazione, appunto questa mappa Dynamic Pro, e un altro optional fondamentale per quanto mi riguarda per guidare questa moto è il pacchetto Dynamic LESA, ossia la sospensione posteriore regolabile appunto in base alle modalità di guida. Quindi ESA e pacchetto Pro sono degli optional fondamentali per potersi divertire e fare un po' tutto con questa moto. Inoltre, sempre per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo optional, che è montato su questa moto, il cambio elettronico in salita e in discesa. Negli innesti è un po' duro, nonostante, per quanto riguarda l'innesto delle marce, nonostante inserisco le marce col cambio elettronico a regimi di giri molto alti, trovo gli innesti un po' duretti. Bisogna veramente forzare con il piede per inserire la marcia up. Però nel complesso devo dire che abbiamo un più che ottimo compromesso. Bella, mi piace tantissimo come imposta. Poi questa Dynamic Pro è veramente pronta. Bella, cambia realmente la moto. Sospensione posteriore più rigida rispetto a prima. Ora con Dynamic Pro, anche se siamo sul pavé, devo dire che non sobbalzo particolarmente, anzi. Bella, se si tiene la moto sopra i 5000 giri è veramente un piacere. Davvero niente male. Inoltre, per impostare le curve posso quasi non spostare il sedere, ma fare soltanto
una leggerissima pressione sulla pedana che la moto va perfettamente in piega. F900XR che se la batte, se vogliamo, con la 309 di Yamaha. Magari avete visto entrambi i video, commentate qui sotto e fatemi sapere voi cosa preferite. E ora è arrivato il momento di trarre qualche conclusione barra considerazione su questa F900XR. Allora, io personalmente mi sento di consigliarvela, mi dà tantissima confidenza fin dai primissimi metri ed è un plus, un pregio bellissimo, non ti mette mai in difficoltà e quindi mi sento di consigliarla all'utente un po' più inesperto oppure chi è rimasto a digiuno per svariati anni sulle due ruote e gli è salita la voglia di ritornare in sella. Ecco, questa è la moto giusta, soprattutto se si vogliono affrontare dei viaggi, ma allo stesso tempo anche delle strade di montagna in compagnia di amici. Questa è la moto perfetta. Infatti, ragazzi, ricordo che per quanto riguarda le capacità di carico di questa moto, possiamo tranquillamente montare bauletto e borse laterali e siamo pronti per fare un bel viaggetto. Allo stesso tempo possiamo smontare altrettanto bauletto e borse laterali, selezionare la modalità di guida Dynamic Pro e andarsi a divertire con gli amici tra i passi di montagna. Ecco, questa moto va presa proprio in questo contesto. Detto ciò, ragazzi, spero che questo test ride vi sia piaciuto. Avrei preferito scannarla un po' di più, ma purtroppo le condizioni non sono ottimali. Spero di aver reso l'idea sulla bontà di questa meravigliosa BMW e non mi resta che salutarvi. Ci tenevo ancora una volta a ringraziare la concessionaria BMW Casa della Moto, tra l'altro l'esemplare è qui in prova e in vendita, magari vi lascio tutti i link qui in basso. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like ed ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa moto, magari i possessori possono confermare o smentire le mie impressioni con un commentino qui sotto ed ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Da Domenico è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao! Tell me what's wrong and why you never said you